Inizierei con un poco di ritardo la mattinata di stamattina, a nome del Centro Napoletano di Psicoanalisi do il benvenuto innanzitutto ai nostri ospiti che sono qui presenti oggi e ai relatori che affronteranno una questione che probabilmente ha una sua anche estrema attualità, direi, forse proprio oggi, no? Un giorno in cui direi che l'Italia si coagula in masse contrapposte contemporaneamente, no? Per cui aggregati intorno a una questione singola a Roma, no? Per cui c'è una manifestazione, gli amici di Silvio, e una manifestazione a un chilometro di distanza, no? Che i nemici di Silvio, e poi vabbè, insomma, la manifestazione dei Notav, per dire quanto probabilmente la questione vada affrontata anche dal punto di vista sicuramente psicoanalitico, insomma, nei suoi aspetti molteplici. Io introduco i relatori. Oggi lo spunto per discutere di questi aspetti è il volume di Guelfo Margherita, insieme al magistrato, e ringraziamo in particolare Marta Capuano per essere venuta da Pisa. Marta Capuano è un analista della SPI, un membro ordinario, direttore dell'Istituto di Architettura e Urbanistica Guidi e professore al contratto dell'Università di Pisa. Ringraziamo Sarani Stanopoulos, nostro socio e analista con funzioni di training, e ringraziamo anche il nostro segretario scientifico Gemma Zontini. Buon lavoro. Chi comincia? Io vorrei mettere in luce qualche punto che mi è sembrato appunto un nodo, no? Perché questi incontri che noi chiamiamo nodi in qualche modo hanno il senso di mettere in evidenza dei concetti nodali sia perché riflettono l'importanza centrale per la psicanalisi, sia perché riflettono in qualche modo un intoppo, un punto in cui bisogna soffermarsi per cercare di capire se ci sono congruenze o se ci sono biforcazioni non compatibili. Allora, un primo punto che vorrei mettere in luce, appunto come nodo, è il concetto di massa cui si riferisce Guelfo. La massa è un sistema complesso che può essere concepito come formato da sottosistemi che conservano un'invarianza di scala, ci dice Guelfo, no? E allora già questo concetto di massa, secondo me, va in qualche modo messo in relazione o distinto dal concetto di massa per aggregazione libidica, che è il concetto freudiano. Sappiamo che Freud, quando descrive la massa e il funzionamento della massa, si riferisce agli investimenti libidici che hanno a che fare con l'Edipo, ma anche con l'onda primitiva. Invece le masse, cui si riferisce Guelfo, hanno sicuramente a che fare anche con questo, ma anche con un'altra forma di energia, che in realtà, quando lui parla di invarianza di scala e di sottosistemi della massa, questa energia evidentemente serve a costruire sistemi più complessi, no? Perché si costruiscono sistemi più complessi, forse è un'altra cosa su cui ci potremmo interrogare, no? Però c'è una teoria della sorgere della mente, della nascita dello psichismo, che voglio richiamare, in cui si afferma che la mente nasce, lo psichico, la psiche nasce per smaltire gli eccessi energetici del corpo, no? Quindi sistemi più complessi servono a smaltire, potrebbero servire a smaltire eccessi energetici, no? Quindi già c'è una piccola variante rispetto al concetto di libido. E allora mi chiedo io, avendo letto il libro di Guelfo, questa energia non solo libidica, è un'energia di un altro tipo? Guelfo ci dice che questa è un'energia appunto che forma legami e che giace in un continuum dall'entropia all'informazione, appunto connessa alla capacità di costruire legami dall'entropia appunto all'informazione. Se non è libidica però, di che tipo è questa energia? Ho trovato un'affermazione di Damasio che parla proprio del legame di gruppo e dice che questo legame di gruppo è una risposta regolativa per la sopravvivenza che proviene dall'interno mentale, una forma di innatismo per la sopravvivenza. Quindi il gruppo a questo punto dovrebbe possedere un innatismo, dovrebbe essere facilitato dalla presenza di un innatismo energetico che servirebbe a aumentare la sopravvivenza del singolo.
Leggendo il libro mi sono imbattuta nell'esempio del branco di pesci. I pesci si aggregano in branco, così il branco assume la forma di del singolo pesce, ma molto più grande. E questo, dice Guelfo, serve ad aumentare la sopravvivenza del singolo. Il predatore si scoraggia perché vede il singolo molto più grande di quello che in realtà è, perché il gruppo ripete con invarianza di scala la stessa forma del singolo. No? Allora, però, fin qui abbiamo parlato di sopravvivenza, quindi dobbiamo dire che questa energia ha a che fare con l'autoconservativo, della specie, una sorta di autoconservativo filogenetico? Me lo chiedo perché ho trovato, come dire, nel libro di Guelfo un'altra affermazione interessante, cioè che secondo lui la massa sembrerebbe essere fornita di uno statuto simile a quello dell'inconscio non rimosso, l'inconscio originario. Allora, voi lo sapete che l'inconscio originario rappresenta l'eredità filogenetica della specie, ci dice Freud, no? È il luogo dove si costituiscono le fantasie primarie, quelli che noi chiamiamo i fantasmi originari. Ci sono state varie interpretazioni di come si formano questi fantasmi originari. Una che mi è sembrata interessante e che ha molto elaborato Francesco Cotrutto è quella che c'è una funzione interpretativa innata delle funzioni senso-percettive e motorie del corpo che con un meccanismo simile al rientro continua a interpretare questi elementi grezzi del corpo fino a strutturare una sorta di grammatica interpretativa del mondo fornita di senso. Uno stadio aurorale di questa prima interpretazione è determinata proprio dalla costruzione delle fantasie primarie e quindi di questo inconscio non rimosso da problemi. Se questo è vero per quanto riguarda l'individuo, il sessuale somatopsico, potrebbe forse essere vero anche per quest'autoconservativo cui si riferisce Damasio parlando di un innatismo dell'autoconservativo e cui si riferisce anche Guelfo quando parla di un'energia che in qualche modo struttura la massa e che potrebbe essere non di tipo libidico e che potrebbe avere a che fare con questo autoconservativo. No, vi ricordo l'esempio del branco di pesci, no? Quindi possiamo pensare a un autoconservativo originario della specie che magari appunto è intesa a costruire questa volta non legami interpretativi di senso, come l'inconscio originario che si serve del sessuale, ma forme interpretative della materia. No? Il branco di pesci, grazie forse a questa tensione energetica, non di tipo libidico, ma che forse ha a che fare con l'autoconservativo, costruisce una forma con invarianza di scala che complessizza il sistema e serve a difendere meglio la sopravvivenza della specie. Ma come fa, un altro punto che vorrei mettere in luce, come fa questa energia ad organizzarsi in legami complessi e sempre più complessi? Noi sappiamo che Freud, per quanto riguarda le masse, che lui giudica come costituentesi solo a partire dall'energia libidica, parla di legami che si formano per identificazione. Un'identificazione, va bene, faccio un piccolissimo passo indietro all'identificazione freudiana, che voi sapete è il portato dell'assenza dell'oggetto, quella secondaria post-edipica, l'oggetto si assenta dal legame e viene assunto dentro per identificazione, no? Ma Freud parla anche di un'identificazione che precede l'investimento oggettuale e la sua successiva scomparsa e che anzi direziona l'investimento oggettuale. Ma Freud parla anche di un'altra forma di identificazione, l'identificazione tra aspetti condivisi dell'io, concordanti dell'io. Ne parla a proposito dell'identificazione esterna, quando parla fa quell'esempio del collegio, no? Dove una ragazza riceve una lettera allo svenimento e le sue compagne hanno tutte quante lo svenimento, no? Perché, dice lui, ci sarebbe un aspetto concordante dell'io, anche le altre ragazze volevano ricevere una lettera di un corteggiatore, no? E dico anche un'altra cosa, che di questo probabilmente parla anche Gaddini quando parla di regressione all'OMB, all'organizzazione mentale di base, che è uno dei passaggi in cui lui parla anche del gruppo. Veramente Gaddini non ne parla molto, ma dice che questa regressione all'organizzazione mentale di base si fa durante questa regressione all'organizzazione mentale di base si costruiscono legami imitativi che sono importanti per la costruzione dei gruppi. È uno dei pochi punti in cui parla di gruppi e dice anche che la costruzione di questi legami per regressione all'OMB dà luogo a un rafforzamento dell'io. Allora, e sappiamo benissimo che l'io si rafforza, no? Nei branchi l'io si rafforza,
qualche modo, nel bene come nel male, nei branchi di animali così come nei branchi umani, no? Ora, perché dico questo? Perché quello che volevo mettere in luce è che se così fosse, l'identificazione nel gruppo avrebbe anche un aspetto cosciente. E questo pure secondo me c'ha a che fare con l'io primitivo freudiano, realtà, io realtà freudiano, e c'ha a che fare con queste questioni della sopravvivenza. Però Freud ci dice anche un'altra cosa rispetto a questo, cioè che questa, come dire, questo genere di identificazioni hanno una struttura crescitiva ma hanno anche una struttura difensiva. E Guelfo ne parla di questa struttura difensiva della massa. C'è anche un altro aspetto che Guelfo mette in luce, che è quello di un'altra forma ancora di identificazione, che è l'identificazione proiettiva. E io ho trovato molto importante e molto interessante nel suo libro, perché l'identificazione proiettiva secondo me ha un coefficiente di spazialità. Bisogna essere insieme nello stesso posto perché questa identificazione proiettiva possa avvenire. Mentre, allora, e dico che è importante perché lo voglio connettere al concetto di transfert di Guelfo, perché lui parla di un transfert spaziale che ha a che fare con il salto, come dire, di complessità tra sistemi, ma che non è diacronico naturalmente. Lui ipotizza anche un transfert diacronico, che è quello che noi siamo abituati a vedere nelle terapie con i singoli e in analisi, ma naturalmente sia anche nei gruppi, no? Il transfert del passato di una persona nell'attuale della relazione analitica, che ci consente di vedere tutta una serie di cose. Ma Guelfo aggiunge a questo anche un transfert spaziale, appunto, che sarebbe legato all'identificazione proiettiva. Cioè, dice Guelfo, il transfert si può generare tra gruppi che possono giacere come sottosistemi individuali uno nell'altro nello stesso momento spazio-temporale. E allora mi sembrava importante questa cosa, perché mi sembra un concetto additivo al nostro comune concetto di transfert, e perché mi sembrava appunto legato a quest'uso dell'identificazione proiettiva. Forse questo meccanismo è quello che facilita il passaggio dall'io al noi, perché dice Guelfo, nella massa si costruisce un noi che è maggiore, come la massa, la complessità della massa è maggiore delle complessità dei singoli io, e come questo noi non è pari alla semplice somma dei vari io che lo costituiscono. Mi chiedo ancora, l'identificazione proiettiva potrebbe funzionare come un antilavoro del negativo? Spiego me, il lavoro del negativo, sapete benissimo che ne ha parlato Green, e lui dice che è importante per lo stabilirsi di una rimozione primaria, perché scava un valico l'allucinazione negativa tra il corpo a corpo madre e bambino, comincia a stabilire una prima separazione me-non me, dunque una prima rimozione, dunque una prima cavitazione psichica, che poi da cui poi parte il conscio originario e va bene. Al contrario, l'identificazione proiettiva invece secondo me ripropone una continuità me-non-me, fino addirittura, e questo ce lo dice anche Guelfo, all'alterazione dei sistemi percettivi, fino a sentire come l'altro, a essere l'altro, no? Chi di noi non ha visto, ma Guelfo fa degli esempi, no? La questione della massa dei gruppi, quell'incidente che successe a Berlino, no? La caduta del ponte, eccetera, eccetera, no? O chi di noi non ha mai visto... chi di noi non ha visto la gente preda di paure isteriche, eccetera, eccetera. Ora, lo dico perché Guelfo ci parla di un inconscio interstiziale della massa. Allora, identificazione proiettiva, il transfert spaziale, se potessimo davvero ipotizzarli come funzionanti come un antilavoro del negativo, quindi come un colmante spazio, una volente la divisione meno me, potrebbe essere proprio il fondamento, la struttura di questo inconscio interstiziale. Un'altra cosa ancora voglio mettere in luce è la visione polioculare di cui parla Guelfo, il concetto di occhio della mosca. Se la massa ha questi aspetti di uniformità, uguaglianza, di negazione delle differenze, va bene, Guelfo naturalmente si fonda molto sulla teorizzazione bioniana, su cui io invece non mi voglio soffermare qua, anche perché non voglio lasciare la parola ai nostri interlocutori. Allora, dicevo, se ha questi aspetti di uniformità, di uguaglianza, negazione della differenza, allora la lettura dei suoi fenomeni effettivamente sta in quella tensione verso O di cui parla Bion, no?
e con la possibilità di un'infinità dello spazio e di una reversibilità del tempo, no? Che è una cosa molto interessante, e allora essa si può leggere per infiniti punti di vista. Ogni volta che scegliamo un punto di vista rompiamo la reversibilità del tempo, rompiamo le simmetrie e di fatto guardiamo la massa, ma forse la guardiamo al prezzo di un artificio. Beh, la scienza è fatta al prezzo della costruzione di artifici, quindi va benissimo, però mi sembrava molto interessante forse questa oscillazione, no, tra questa percezione dell'infinito e questa necessità di tagliare e rendere irreversibile la freccia del tempo per poter dire qualche cosa. Ho finito, voglio solamente dire questo: a cosa serve però una massa? No, perché lui ci ha scritto un libro, chiediamocelo tutti quanti. Dunque, secondo me naturalmente una massa serve a molte cose, le istituzioni sappiamo bene che servono a molte cose, nel bene come nel male, però diciamo, credo che Guelfo metta in luce il fatto che la massa serve a trasmettere il gene egoista. Perché egoista un gene? È egoista perché si vuole perpetuare, no? E naturalmente lui fa l'esempio dell'eroismo del soldato. Per perpetuarsi un gene, più sta dentro a molte persone, più facilmente si perpetua, no? Quindi l'eroismo del soldato serve a questo: il singolo muore per facilitare la sopravvivenza di una massa che è più adatta a diffondere il gene. Però voglio dire un'altra cosa: ci sono stati degli studi relativamente interessanti negli anni 90 del Novecento che hanno parlato del meme, che è una unità riconoscibile di informazione relativa alle culture umane. Secondo Wilson, il meme corrisponderebbe addirittura a delle specifiche reti neurali, legami tra le reti neurali, quindi avrebbe un corrispettivo, quindi la cultura avrebbe un corrispettivo innato, ovviamente innato fino a un certo punto, e poi si tratta di muoverlo, una sorta di preconcezione innata, che si tratta di come dire, specificare il rapporto all'incontro e di genere. Allora, questo meme, che è un'unità di informazione relativa alle culture umane, secondo la Blackmore, che è una che l'ha studiato, ha delle proprietà tipo ereditarietà, evoluzione e selezione naturale, e subisce modifiche nel tempo, diciamo. Ora, anche il meme è egoista, vuole essere trasmesso, e quindi è meglio che ci sia una massa che lo trasmette, che non il singolo. Subisce modifiche, guardate un poco, ritorniamo alle modifiche di forma di cui ci parlava Guelfo. Le modifiche riguardano il fenotipo, infatti. Pensate alle leggende, alle vivo, no? Che è più meme di quello, no? E anche nelle sue sottostrutture. Eppure le leggende subiscono modificazioni di forma fenotipica, perché vengono per esempio abbellite, no? Per esempio nel passare degli anni. Pensate anche alla modificazione delle favole. Le favole epoca mia sono diverse dalle favole, eppure c'è un nucleo centrale che resta lo stesso. Va bene, io ho finito e lascio la parola al primo dei due relatori, che è Marta Capuano.